Sara Sackett, il giudice internazionale dei campionati italiani di paracadutismo. Giudice, vuole spiegarci come la giuria giudica gli atleti in gara? Certamente. Allora, questa è la postazione del capogiudice, dove prende in considerazione i giudizi che vengono dati dai singoli membri della giuria, vengono comunque considerati, preso il totale dei giudizi e quindi pubblicati ufficialmente per i competitori. Allora, qui abbiamo i box della giuria. Con questi box, diciamo con i pulsanti, viene considerato il punto valido oppure la penalità. Questo invece è il lancio che devono eseguire gli atleti. E qui appare il giudizio di ogni singolo giudice, dopodiché viene fatto il totale del giudizio. Vi faccio vedere in pratica come funziona. Questo è il round 7 della categoria esordienti. Queste sono le figure che dovranno performare durante il lancio. Gli atleti hanno 35 secondi di tempo per ripetere le sequenze in loop e chiaramente vince chi fa più punti nel tempo stabilito dei 35 secondi. Noi abbiamo la possibilità di vederlo fino a 3 volte il lancio. Ora lo rivediamo. Fatta la seconda visione, a richiesta di qualche giudice, volete vedere la terza? Se no, confermiamo il punteggio. A questo punto il punteggio viene salvato. La penalità che hanno avuto è stata sulla prima figura per un problema di angolo del video. La squadra aveva totalizzato 8 punti in totale, tolta la penalità sulla prima, ha ottenuto il punteggio di 7. Giudice, questa esperienza dei campionati nazionali qui a Guidonia, qual è il suo giudizio? Estremamente positivo, l'organizzazione è ottima, ci siamo trovati e ci stiamo trovando benissimo, c'è stata una bella partecipazione di squadre, per cui quando ci sono tante squadre si vede, ecco, che ci sono venuti volentieri e diciamo con questa organizzazione riusciamo a finire le 10 manche di gara entro domani sicuramente. Dal suo osservatorio ha visto una crescita di questo sport negli anni? Diciamo la crescita c'è sempre, ora la crisi ne risente anche a livello nostro di paracadutismo, perché chiaramente i costi sono abbastanza notevoli sia di gestione che per fare lanci eccetera, però l'importante è avere i giovani che avanzano e comunque continuano il nostro sport. Perfetto, la ringrazio, in bocca al lupo per grazie, i giudizi e per domani. Buona giornata anche a voi.